cavalli di 2 anni alla quinta corsa, premio il Guisguardo, un miglio per ottimi soggetti, Volcada Bar, Victory Boy, Virus, Venusia Jet, Vitalis Griff, Velluto Le Prie, Vilpele in prima fila, in seconda il numero 8 di Venus Caffè e il numero 9 di Vidal. Prima fila abbastanza ben allineata, discosta la sola Vilpele, poi due dalla seconda fila e si stacca con il numero 3 di Virus che va al comando, di galoppo il numero 6 di Velluto del Pri, Virus all'esterno Vitalis Griff, quindi il numero 1 di Volcada Bar e i primi 200 metri vengono percorsi in 3.17. Virus leader davanti a Vitalis Griff, quindi Volcada Bar, Venus Caff, Vilpele, che è partita più sollecita delle altre volte, quindi il 2 di Victory Boy e il 9 di Vidal. 400 metri in 29, buona media, Virus conduce su Vitalis Griff, avanza Volcada Bar, prova a fare la mezza ruota Giuseppe Pozzo Junior con Vitalis Griff che sopravviene l'avanzata della lieva di cintura, 45,5 i primi 600 metri, Virus e Vitalis, quindi Venus Caff e Volcada Bar, ancora Victory Boy e Vilpele, e l'altra parie formata da Venusia e Vidal. Si arriva a metà gara in 1-1-4. Virus conduce con Vitalis Griff sempre al suo esterno, all'interno l'otto di Venus Caff, quindi il numero 1 di Volcada Bar, scatta Vidal dalle posizioni di retroguardia e viene anticipato da Natale Cintura con Volcada Bar, 1.16.6 il chilometro. Si forma una terzia costituita da Virus, Vitalis e Volcada Bar, sembra abbastanza incisiva Volcada Bar, all'interno Venus Caff guadagna qualcosa, ma nel frattempo Virus è sempre battistrada, Vitalis e Volcada se le danno in seconda e in terza ruota, quindi Venus Caff rimane più indietro Vilpele. I cavalli si apprestano ad entrare in retta d'arrivo, Virus alla corda attaccato da Vitalis e Volcada Bar in terza ruota, quindi Venus Caff che prova a centropista, Venus è battuta da Vitalis Griff e Volcada Bar, Volcada Bar avanza ma Venus Caff scatta al suo esterno, Volcada Bar e Venus Caff è sul palo, Venus Caff stampa! Stampa Volcada Bar, 2 minuti appena abbondanti per questa corsa, il successo di Venus Caff, la figlia di Nada Sheba della Bimag, il training di Francesca Croce, la guida di Davide e di Stefano, Venus Caff a segno con ottimo finale, alla meglio proprio negli ultimi metri di Volcada Bar, la favorita della corsa, Vitalis Griff ancora terzo davanti a Vilpele, e al numero 3 di Virus. Successo quindi di Venus Caff in questo premio Biscardo per un ordine d'arrivo assolutamente ufficioso che vede l'8 di Venus Caff al primo posto, l'1 di Volcada Bar al secondo e il numero al terzo. È tutto per la quinta da Palermo. Di 2 anni che è stata vinta da questa Venus Caff che effettivamente noi non conoscevamo sotto la veste vista oggi, ma a me personalmente ha lasciato una grande impressione. Può dirci qualcosa di più Davide Di Stefano, con la quale, se non ricordo male, fece la prova di qualifica al Garigliano in 1.17.7, facendo già vedere di possedere buoni mezzi e tanta qualità, ricordiamo che è la sorella di Terry Caff.
la qualità ce l'ha e si è vista oggi. Sono puledri alle prime esperienze, quindi è normale che c'è chi impara prima e che ha un po' più difficoltà rispetto agli altri. Però ha un'ottima duttilità, con l'otto è partita bene, è andata seconda alla corsa, gli è venuta bene fino all'ultima curva, però la duttilità che l'ho buttata in mezzo alla pista in quarta ruota lì ha fatto capire che è molto gestibile. Nel futuro qualcosina in più secondo me la vedremo. Noi siamo abituati sempre a fare paragoni e confronti con altri soggetti, in questo momento mi sembra più semplice paragonarla con l'altro soggetto di Casaloverde, che è Vilpelè, del quale si parla bene fin dalla prova di qualifica e dal debutto, dalla grande genealogia, ma ancora forse con una meccanica un po' perfettibile. Beh sì, a differenza di Venus, Vilpelè ha un gran motore, però un po' sul carattere ancora non è tanto gestibile, però Gaspare sta facendo un ottimo lavoro non solo con i puledri ma con i cavalli da corsa e piano piano i risultati si vedranno. Volevo chiedere questa cosa perché mi ha colpito tantissimo in questi ultimi giorni le belle prestazioni che state effettuando a Roma e dintorni con i vostri cavalli, e mi riferisco in particolar modo al giorno di quella tripletta coronata, diciamo, da Superstar Reef, che è veramente un soggetto notevole. Materiale in gran forma sia qui a Palermo che a Roma. Non è merito nostro, è merito di un grande professore che è Biagioloverde, che ci ha insegnato tanto, e noi stiamo cercando di mettere a frutto quello che ci ha insegnato e speriamo di riuscirci bene. Ringraziamo Davide Di Stefano, che ancora una volta non poteva che esimerci da ricordarci Biagioloverde, al quale noi resteremo legati per sempre. Grazie Davide.